Bentornati! Il nostro viaggio nella cucina medievale continua. La ricetta di oggi è tratta da un manoscritto toscano del XIV secolo. Il piatto è molto semplice, ma anche molto saporito. Vediamo insieme quali ingredienti ci serviranno. 500 g di asparagi, una cipolla fresca, olio, sale, pepe e un po' di zafferano. Puliamo gli asparagi. Dobbiamo togliere la parte terminale, quella un po' più dura, e poi li lessiamo in acqua bollente per circa 10 minuti. L'importante è che non diventino troppo morbidi, quindi controllate voi in base anche alla dimensione dell'asparago. Dopodiché prendiamo l'olio, lo mettiamo in una padella e poi aggiungiamo la cipolla che abbiamo tritato finemente in modo tale da farla dorare. Ora adagiamo gli asparagi nella padella. Aggiungiamo il sale e lo zafferano. Possiamo anche raccogliere un po' dello zafferano rimasto mettendo un po' d'acqua nella terrina. Infine versiamo altra acqua nella padella per far continuare la cottura. Chiudiamo con un coperchio e lasciamo cuocere per circa 10 minuti. Ed eccoci al termine di questa preparazione. La ricetta antica non ci dice quali spezie mettere, anzi addirittura nella parte finale dice che questi asparagi possono essere preparati anche senza spezie. Nel mio caso io ho scelto di aggiungere semplicemente un po' di pepe, quindi aggiungiamo una spolverata sopra gli asparagi. Ecco fatto, a questo punto noi abbiamo un contorno a tutti gli effetti che può essere abbinato a delle uova o a un piatto di carne. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e ovviamente buon appetito. Arrivederci!